Benvenuti al tutorial sulla pesca con la rubasiena al lago Isalici. Abbiamo Alessio che questa volta sta davanti all'obiettivo e quindi dietro andrò io a maneggiare la telecamera. Abbiamo montato una piccola webcam sulla zona dove il galleggiante, in modo tale da vedere il galleggiante e dove arrivano, dove arriverà la posturazione. C'è un po' di rumore di fondo perché abbiamo i parapendio a motore che verranno alla festa del vento a svolazzare, che sono venuti a fare due prove, ma non facciamoci caso, tanto ai pesci non danno fastidio. Allora, sulla rubasiena il concetto è semplice per chi non conosce questo tipo di canne: sono canne molto lunghe che nascono per pescare in canali con poco fondo a grande distanza. Con una canna fissa sarebbe impossibile, immaginatevi, se io devo pescare con un metro di lenza ho bisogno di una canna lunga un metro, non riuscirei a gestirla in altro modo. Con una rubasiena io posso pescare con 60 cm d'acqua a 13 metri di distanza da dove sono. Per cui un canale con il fondo basso, se decido di pescare da parte di là perché magari c'è una corrente particolare, un refluo o un fondo o un tipo di vegetazione sul fondo che fa in modo che ci siano i pesci, posso andare a pescare in quel punto perché la canna si stacca a pezzi. Ora, tutti i pescatori più esperti ovviamente sanno benissimo come funziona. Questa è la punta, cioè proprio la parte terminale della canna. In questo caso dovremo utilizzare una montatura semplice, vedi altro tutorial, una montatura per pescare a galla, perché con la pasturazione con i bachini è quasi impossibile riuscire ad arrivare sul fondo, i pesci vengono subito su, si staccano e quindi siamo costretti a pescare a galla. Per non sapendo a che profondità, si parte subito con un fondo medio di circa 50-60 cm, diciamo il range è tra il metro e i 50 cm. Adesso l'unica cosa che possiamo fare è questa: abbiamo lasciato un pezzo di lenza morta in modo tale che l'esca cadia in maniera naturale, la piombatura raggruppata per evitare che quando si ferra o quando si alza la canna si aggrovigli, e il galleggiante ha circa 30 dai piombi, 25 dai piombi e 60-65 dall'amo. Si comincia a pescare e si vede cosa succede. Se i pesci colpiscono la lenza bisogna diminuire il fondo, se i pesci invece vengono presi e bene sul labbro superiore vuol dire che stiamo pescando al fondo giusto. Tutto il lavoro che dovrà fare il buon Alessio è un lavoro di pasturazione. E qui entra in gioco la seconda telecamera per vedere come vanno tirate le fiondate. Le prime probabilmente porteranno alborelle, le seconde, le terze, le quarte sicuramente porteranno le carpe. Vai Ale, comincia a pescare, io mi metto dietro la telecamera e commentiamo insieme quello che succede. Allora, inneschiamo l'orsetto, perché comunque nella pesca a galla è preferibile non utilizzare i bachini all'amo, perché essendo di una misura che entra in bocca alle alborelle c'è il rischio di veder partire troppo spesso. Tra l'altro un amo enorme secondo la tradizione, stiamo utilizzando un amo dell'otto con l'occhiello, con un orsetto, come si dice, innescato per la pancia, per cui completamente ortogonale rispetto all'amo. E che cosa succede? Con questo tipo di innesco un'alborella non ce la fa a mangiare e a ingoiare completamente l'esca. Potrebbe prendere l'innesco per una punta, noi potremmo vedere partire il galleggiante, ma sicuramente non rimarrebbe allamata. L'unico modo di allamare un'alborella con questo tipo di innesco è prenderla addosso. Quindi già primo elemento per eliminare il problema alborelle. Alessio sta cominciando a tirare le prime fiondate dovranno essere sicuramente più abbondanti, perché comunque, attenzione, qui siamo già in condizione di partenza, però ci sono soltanto dei piccoli pescetti per ora. La banda, cioè la quantità di lenza che va dalla punta della canna all'amo, è relativamente corta, questo sempre per rimanere in pesca in una zona molto precisa. Quando si pesca sul fondo è fondamentale, quando si pesca a galla chiaramente ci si può spostare di 15-20 cm rispetto al punto iniziale, perché comunque i pesci entrano in competizione alimentare e predano in maniera piuttosto violenta l'esca, e questo ovviamente subito, tanto per smentire il primo tutorial, pesci piccoli mai. E questa è la prima carpa. Ora, la difficoltà della pesca a galla, ora in questo caso siamo da soli, per cui è tutto molto semplificato. Se fossimo in una gara e dovessimo competere, dovremmo continuare a fiondare per mantenere i pesci in quella posizione. Adesso la telecamerina dovrebbe evidenziare il fatto che i pesci, in competizione alimentare, sono venuti su, si è slamata, quindi probabilmente l'ha presa addosso, adesso viene indietro e toglie un po' di fondo. Se si slama con un amo di questo tipo è sicuramente perché è preso addosso, quindi avete visto i pesci vengono addirittura in superficie a controllare che non ci siano esche che galleggiano,
quindi possiamo tranquillamente togliere fondo. In questo caso andiamo a cattivo sui 35-40 cm dall'amo. L'innesco è sempre ben infilato sull'amo. L'amo senza biglione rischia ovviamente di farvi perdere l'innesco, ma l'orsetto è talmente coriaceo e duro che quando si infila sull'amo, insomma, è difficile che esca. Adesso, ritornando in quella posizione, il solo battere sull'acqua il galleggiante e i piombi farà venire su un pesce che molto probabilmente partirà. Ecco, non c'è stato neanche bisogno di fiondare ed è già partito. Ora questo pesce sicuramente sarà stato preso in bocca, perché avendo diminuito il fondo, quantomeno abbiamo diminuito la possibilità di aver preso un pesce addosso. Ora, chiaramente in queste condizioni di particolare fame e attività, evidentemente la quantità di bachini che dobbiamo buttare per far arrivare le carpe è minima. Se fossimo in agosto, le prime 10-20 fiondate dovrebbero essere molto più piene. A questo punto pare evidente che si riesca a pescare a galla, come facevamo con la canna fissa, quasi senza pasturare. Vediamo che cosa succede. Per avere un pochino di statistica, per fare due calcoli sulla pesca, non si può basare sull'analisi di un pesce due, bisogna vedere che cosa succede alla lunga. Alcune delle informazioni che vediamo si basano su analisi fatte in anni di pesca al lago, per cui sappiamo esattamente di cosa stiamo parlando. Con questi tutorial cerchiamo semplicemente di farvi vedere visivamente con i video le cose di cui abbiamo esperienza. Ora, mentre Alessio continua a fare le sue operazioni di pesca, io suggerirei, se ce la fai, a tirare una fiondata mentre sei lì che slami, o quantomeno a slamare e a fiondare subito dopo, perché è importante mantenere la competizione alimentare in quel punto, cioè tenere i pesci in quel punto, in modo tale da tornare con l'innesco e catturare subito un pesce. Questa è una pesca molto atletica, cioè alla fine d'estate con questo tipo di mangianza si fanno dai 60 in gara, 60 kg, non c'è limite nelle gare di 4 ore che facciamo, dove ogni pescatore è libero di posizionarsi dove vuole e di pescare come vuole. Nella pesca a galla, soprattutto con il pellet, sulla canna fissa si raggiungono i 120-130 kg. Il record per ora del lago, mi sembra, Alessio, sia 210 kg in 4 ore. Quindi sono circa 40 pesci l'ora, fate il calcolo del tipo di sforzo atletico che richiede. Ok, fiondata, prima di andare avanti con la canna, si controlla l'innesco. Il fondo deve essere quello che abbiamo detto, il minimo possibile. Ora pescheremo con 25-30 cm d'acqua, si può addirittura diminuire, ma in realtà se portiamo i pesci proprio al pelo dell'acqua, da un punto di vista tecnico non funziona, non va bene. Bisogna comunque con la pasturazione mantenerli in una fascia leggermente più bassa, perché nella fascia alta succede spesso che arrivino in superficie e si colpiscano l'un l'altro e si prendono i pesci addosso. Se stanno nella fascia più bassa, dove mangiano quello che vedono cadere, è più facile prenderli in bocca. Quindi avere una nuvola di pesci che si litigano l'esca in superficie, diciamo, non è proprio la condizione. Per un bambino, diciamo che è molto divertente da vedere, ma da un punto di vista di pesca ha una resa minore rispetto a quella di tenere i pesci tra il metro e i 60 cm di fondo. Chiaramente era già ripartito, con un'altra fiondata sicuramente ci sono tutti gli estremi. Ora Alessio dovrà tenere chiaramente la canna in una posizione tale per cui dal momento in cui parte il pesce rimanga praticamente allemato da solo. Si ferra soprattutto in caso di alborelle per togliere l'esca di bocca. In questo caso ha fatto praticamente tutto da sé. Ora chiedo a Vittoria di farci le domande che il pubblico via via ci manda per togliersi le proprie curiosità. Ale, il prossimo pesce, stai più vicino alla telecamera così facciamo vedere bene che cosa succede quando c'è una competizione alimentare feroce come oggi a galla. Vittoria, che cosa ci chiede il pubblico? Alla scuola di pesca insegnate anche la pesca con la rubasiena? Allora, assolutamente sì. Tra l'altro da quest'anno c'è una collaborazione con la Valdelsa, con la squadra di pesca Valdelsa-Colmic,
con la quale l'idea è questa: noi insegniamo le cose basilari ai ragazzi, dopodiché c'è tutte le specializzazioni possibili e immaginabili, fino all'agonismo in fiume, dove il 90% delle gare viene fatto con la rubasienna. Ovviamente poi ci sono tutte le tecniche. Il lago si presta molto bene per imparare a maneggiare la rubasienna, perché è la taglia, diciamo, tra il chilo e i 2 chili, è quella che ti permette di mettere a dura prova le attrezzature, ma maneggiando le canne con una certa frequenza, perché vedi, perché prendi tanti pesci, ma anche con una certa facilità. Di conseguenza, quando ci si ritrova a combattere con pesci molto più grossi in fiume, per esempio pesci gatto, i muggini, si sa già più o meno come maneggiare l'attrezzatura. Quindi assolutamente sì, le prime fasi dei corsi della scuola di pesca sono su ovviamente le cose basilari, dalla legatura dell'amo in poi. Le ultime fasi sono sulle varie tecniche, ovvero la rubasienne, la canna all'inglese, le canne al recupero, quindi le bolognesi e lo spinning per i predatori, e praticamente tutte le tecniche di pesca in acqua dolce, e eventualmente poi, per chi vuole specializzarsi, anche in mare. Che elastici vengono usati per la pesca con la rubasienne? Allora, fondamentalmente il concetto è quello della canna fissa, quindi lo stesso elastico che si usa nella canna fissa si usa nella rubasienne. C'è da dire una cosa, che si tende a usare molto gli elastici cavi nelle rubasienne perché hanno una resa molto efficiente, sono particolarmente morbidi, anche se di grossa sezione, per cui danno al pesce la possibilità e la sensazione di stare, di poter sfogare, di poter scappare, ma progressivamente diventando molto, molto, molto duri, e quindi si tende a preferire gli elastici cavi. Non c'è una vera differenza. In linea di massima sulla rubasienne si montano elastici proporzionati semplicemente alla taglia del pesce che si va a recuperare. Nel caso del lago Isalici, dove appunto la taglia è tra chilo e 2 chili, la taglia media, diciamo che l'elastico indicato per la pesca d'estate è il 2,6 in caso di elastico cavo, l'elastico del 2 o dell'1,8 in caso di elastico pieno. Magari io tendo a preferire elastici lunghi, cioè montati su tratto lungo, in modo tale da sfruttare molto il materiale. C'è chi preferisce tenerli su tratti più corti, quindi soltanto sulla vetta della canna, o più tesi. Per il mio punto di vista, ma è un punto di vista personale, preferisco utilizzare elastici che vadano nelle canne fisse dalla vetta fino al calcio, e piuttosto lenti, però di grande sezione. E nelle rubasienne, ovviamente, elastici cavi tenuti piuttosto morbidi, perché comunque la super velocità a volte non porta i risultati sperati. Poi ci sono dei pescatori molto bravi che riescono a essere super veloci, allora hanno bisogno di attrezzature veramente, veramente brutali, ma non è il caso nostro. Ora, nel frattempo, Alessio continua a prendere pesci uno dietro l'altro. Credo che abbiate visto che cosa succede. Appena Alessio avrà recuperato questo pesce, ci mettiamo a fiondare un po' di bachi sotto la webcam per vedere che cosa succede quando si sta tirando troppi bigattini. Quando si tirano troppi bigattini, la lite furibonda dei pesci sul pelo dell'acqua non porta risultati. Porta uno spettacolo divertente, perché comunque fa piacere a un pescatore vedere strati di carpe che si litigano le esche, ma da un punto di vista di pesca significa, molto banalmente, che dobbiamo smettere di buttare, fare in modo che i pesci riscendano nella fascia in cui si possono pescare e non prendere addosso. Per pescare si intende sempre prendere con l'amo in bocca, in virtù del fatto che hanno mangiato. Ecco, come vedete, ci sono i pesci a galla sotto la web, in modo tale che sia palese qual è il comportamento. Loro vengono da sotto e cercano di predare i bachi appena arrivano in acqua. Il problema è che in una condizione del genere dovreste pescare con l'amo sotto il galleggiante, o addirittura senza galleggiante, però da un punto di vista tecnico non porta risultati auspicati, perché è troppo facile che si struscino con le pinne, o che rimangano impigliati con le pinne all'amo. Di conseguenza, adesso noi stiamo forzando con i bachini per farvi vedere che cosa succede. Se vi succede quando siete in pesca, posate la fionda assolutamente, o tirate una fiondata piena e aspettate che i pesci scendano, perché se no li prendete addosso, e quello non è pescare. Grazie per l'attenzione, come sempre, al prossimo tutorial. Ciao. Ale, ciao. Ciao, ciao.